con grande entusiasmo e carisma, si può dire, dal Presidente Cammelli. E nell'ambito dell'attività abbiamo immaginato che fosse di interesse per le fondazioni affrontare il tema che oggi andiamo a discutere, anche perché va tenuto presente che il settore in generale del beni e attività culturali per le fondazioni è il primo settore di intervento, il primo settore erogativo, circa il 30% del più o meno 1 miliardo di euro di erogazione all'anno che negli ultimi anni le fondazioni stanno facendo, circa un terzo va a questo settore. All'interno di questo settore, un sottosettore, un sottoinsieme, che è denominato creazione, interpretazione artistiche e letterarie, quindi musica, teatro, balletto, cinema, raccoglie di questo terzo, ne raccoglie circa il 35%, quindi una buona fetta pari a 82 milioni di euro, va a questo, è destinato a questo tipo di attività. E il settore, oltretutto, è interessato anche da cambiamenti frequenti e anche recenti, in particolare con la riforma del FUS. Quindi abbiamo pensato che approfondire questo tema con illustri ospiti e con esperti fosse di interesse per tutti noi e quindi a me non rimane che augurarvi buon lavoro e ringraziare ovviamente tutti i relatori che si succederanno su questo palco. Grazie. Giorgio, allora io parlo qui con una duplice, con due giacche, ma sono la stessa persona, perché sono appunto contemporaneamente come Acri, Presidente della Commissione, che ha voluto questa iniziativa, e come direttore di Aedon, questa rivista di arti e culture online, che solo online, che nel 98 lanciamo, devo dire, provandoci, insomma, senza essere sicuri che la cosa poteva andare, anche perché era una delle primissime in Italia, non cartacea, quindi c'erano tutti i problemi del come fare. E devo dire che, certamente, un po' per merito nostro, perché ci abbiamo pedalato, e un pochino perché effettivamente questo è il tipo di strumento e di mezzo da usare. Aedon compie 20 anni, ha compiuto esattamente nel 2018, siamo nel gennaio 19, siamo ancora in tempo. Quindi questa iniziativa nasce come incontro di due realtà che casualmente in questo momento si uniscono nella mia persona, ma che sono due realtà che credo che hanno meriti non trascurabili. Oh, in particolare su questo settore, sul settore dello spettacolo, delle arti, riconducibili a questo settore, è anche un po' un rimediare a una attenzione un pochino più bassa che abbiamo tenuto, perché sia la Commissione sia la rivista in larga parte si sono concentrate sui beni culturali in quanto tali, quindi la parte dell'attività e dello spettacolo è rimasta un pochino leggermente, in realtà poi nella rivista ci sono una serie di interventi anche su queste riforme, Lorenzo Cardini ci ha scritto, ad altri, eccetera. Ulala, naturalmente mi ero dimenticato. È certamente un settore che non ha avuto, nei nostri lavori, l'attenzione che hanno avuto altri, e quindi c'era un problema anche di riequilibrare. Incrociando riforme importanti appena compiute e in atto, era il modo migliore per farlo, e farlo a un livello come questo. Vorrei dire che noi non abbiamo fatto particolari opere di diffusione, di pubblicità, di comunicazione, eccetera, di questa iniziativa, perché la notorietà delle persone e il mezzo che abbiamo deciso di usare, cioè registrarla e metterla in sito, ci ha garantito il fatto che quanto, col vostro consenso naturalmente, quindi chiedo ai relatori di essere disponibili a una registrazione della cosa. Se poi ci sono problemi o qualcuno vuole verificare il suo intervento, lo dirà, vedremo, ma in ogni caso sarei dell'idea che questa cosa è destinata ad essere messa in sito in modo da poter essere consultata dall'esterno e a remoto. Aedon, permettetemi solo, Acri, siamo in sede Acri e quindi alcune cose essenziali le ha richiamate il direttore Giorgio Righetti.
Per Aedon vorrei dire che Aedon nasce da un gruppetto, in particolare devo dire lo stimolo iniziale di Carla Barbati, quindi nel ventennio, alla madrina di Aedon è giusto riconoscere, ecco, e la direzione è composta da 5 persone, Carla Barbati, Lorenzo Casini, Giuseppe Piperata e Girolamo Sciullo, insieme al sottoscritto. Questi sono i 5 di Aedon. Ma Aedon non potrebbe girare, non potrebbe essere messo in rete, eccetera, se non ci fosse Antonella Sau, che dov'è Antonella? L'avevo vista. Eccola lì, Antonella Sau, che come sempre la redazione è un punto cruciale delle riviste, se va quella va la rivista e se no invece... E quindi grazie Antonella anche a te. Mi pare che questo fosse quello che andava detto. Vorrei soltanto completare uno di questi cartelli. Il professor Vincenzo Cerulli Irelli è stato semplificato in Irelli in virtù di una legge di semplificazione che è stata approvata qualche anno fa, per cui si taglia. Io mi chiamo Cam, ormai Cammelli è stato tolto. Tu ti chiami soltanto Irelli, ma insomma comunque completo sarebbe professor Vincenzo Cerulli Irelli. No, no, ma detta, figurati. Anzi, è stata occasione per un ricordo familiare che ci dirà, di cui ci dirà lo stesso professore Cerulli. Io ho finito, vi ringrazio moltissimo, tireremo con un passo spedito, ma la gestione è affidata a Carla Barbati e a Lorenzo Casini, quindi a loro il compito di occuparsene. Noi ci possiamo... Poi inviterei i colleghi che oggi parlano a raggiungerci al tavolo subito. Allora, credo, do un attimo il tempo di prendere posto. No, certo, ma è una... No, certo, è una prosecuzione, infatti dicevo Marco... Cammelli ha già introdotto in parte non solo la ragione di questo incontro ma anche le cause, cioè tutta questa storia di attenzioni al tema dello spettacolo, e la concludo appunto ribadendola, nonché ringraziando i colleghi e gli esperti che hanno accettato di intervenire su un tema questa mattina dedicato, in questa sezione della mattina meglio, dedicata allo spettacolo dal vivo, poi nel pomeriggio seguirà l'attenzione al cinema, e per lo spettacolo dal vivo appunto Aedon se ne è occupata da tempo perché è un settore che alla ricerca di una propria normativa in qualche modo unitaria e organica da sempre, e i giochi si aprirono in modo forte, come ricorderete sicuramente, dopo la abrogazione in via referendaria e su richiesta delle regioni della legge istitutiva del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, quando i dibattiti e le riflessioni che già c'erano, che erano state avviate in occasione del secondo recentramento del DPR 616 al 77, ripresero soprattutto e si svilupparono lungo la direttrice del riordino delle funzioni e l'assetto delle competenze tra Stato e autonomie territoriali, in particolare regioni, perché lo spettacolo dal vivo ha questa connotazione di particolare vicinanza al territorio, ma vede anche gli enti territoriali farsi operatori del settore, li ha visti soprattutto in passato, non solo, quindi soggetti che esercitano una funzione di promozione, che è un po' il nodo sotteso a tutte le tematiche che riguardano questo particolare ambito di espressione della cultura, ma appunto anche intervento diretto delle articolazioni territoriali. Quindi un grande sviluppo lungo il tema della regionalizzazione, del decentramento, oggetto di tante leggi che annunciavano le cosiddette leggi quadro, come si chiamavano a un tempo e nell'occasione di riforma del settore. E poi l'altro tema grande, appunto quello del come termine e modalità dell'intervento pubblico nel settore di fronte e in
in commisurazione con il ruolo del privato, non solo del privato operatore, ma anche del privato come soggetto che può contribuire alla messa in opera, alla diffusione, alla stessa realizzazione ancora prima di queste attività, quindi da un lato appunto decentramento, dall'altro pubblico privato. E questi temi attendono ancora delle risposte definitive. Le fondazioni lirico-sinfoniche, credo che Vincenzo Cerulli-Relli appunto si soffermerà prevalentemente su questo, sono l'espressione più chiara degli sforzi, della ricerca di una composizione di queste diverse istanze, ruolo del centro, ruolo delle autonomie, pubblico, privato e tutto quello che ne consegue e che se ne pone come profilo accessorio altrettanto rilevante, ma in realtà tutte le altre espressioni sono allo stesso modo, seppur in modo meno evidenziato dalle normative, interessate dagli stessi temi. Abbiamo, come si sa, l'ultima legge del 2017 che tenta di dare una disciplina organica e unitaria, anche identificando le varie espressioni dello spettacolo dal vivo, cosa che non era mai stata fatta in modo così compiuto dal legislatore, anche cercando di attrarre chiaramente nello spettacolo dal vivo quelle che sono le espressioni anche della cultura immateriale. In questo risponde un po' ai movimenti, alle iniziative delle stesse regioni. In molte loro leggi, anche recenti, hanno dedicato una particolare attenzione alla promozione della cultura immateriale sotto forma di canti, balli, e quindi quelle che sono anche espressioni dello spettacolo dal vivo. Ne dà anche una definizione, pur senza qualificarlo come dal vivo, ma come, qui ripeto quanto è scritto nell'articolo 1 della legge, come forme di spettacolo che si svolgono in un contesto unico e non riproducibile, cerca di rappresentarne, di porne, non solo rappresentare ma porre in evidenza le varie interazioni con la cultura, la formazione che oggi è soggetta ed è oggetto, direi quasi soggetta, al sistema AFAM, che a sua volta in cerca di un autore, di una riscrittura forse molto improbabile, penso io, sino a che resterà agganciata al MIUR e dovrebbe probabilmente essere agganciata a qualche altro apparato ministeriale, anche per maggiore contiguità con il settore per il quale forma le professioni. E questa legge appunto è, forse sta per essere ripresa, ne parlavamo prima con Lorenzo, perché ci sono ultime iniziative, ultimi segnali che indicano la riapertura della strada per una delega volta ad intervenire con misure di riordino e di riforma di questo settore. Non oso dire quale numero occupi questa legge e la prossima, nei tentativi, no, sempre di dare avvio a questa disciplina organica. E quindi anche un momento opportuno, credo, per alimentare, vivacizzare un dibattito che potrebbe trovare ascolto proprio nelle sedi in cui eventualmente si riavvii questo percorso. Detto questo, allora io seguirei l'elenco, non ci sono richieste particolari di alterazione dell'ordine, quindi Vincenzo, darei a te la parola, professor Vincenzo Cerulli-Relli, ordinario di diritto amministrativo, che tra l'altro anche su Aedon si è occupato diffusamente, oltre che in tanti altri luoghi, delle fondazioni lirico-sinfoniche, a cui volentieri do la parola. E i tempi non ve li siete dati prima? No, cosa diamo? 20 vabbè, minuti? Ci regoliamo. Facciamo un 20. Poco, anche meno. Poi, magari, poi se voi possiamo fare un altro. Se volete fare un secondo giro. Semmai un altro giro. Va bene. 15-15, poi eventualmente. Anche 10. Tra l'altro, se visto. Vista la struttura dell'incontro, se poi si vuole anche intervenire con domande e favorire così il secondo giro, credo sia più che benvenuto il tutto. No, ma io preferivo, preferivo quello di prima, veramente. Sei stato reintegrato. Io preferivo quello. La semplificazione. Dunque, Carla, grazie.
Qui recentemente abbiamo un dato sicuramente positivo che è costituito dal fondo, la distinzione, la divisione tra il fondo per lo spettacolo e quello per il cinema e l'audiovisivo credo che debba essere accolta positivamente, perché in realtà si tratta di due realtà molto diverse. Essendo il cinema fondamentalmente un'industria con forte componente culturale, però fondamentalmente un'industria, mentre lo spettacolo, e segnatamente lo spettacolo dal vivo, è un grande fatto culturale, insomma, ecco, attiene al patrimonio culturale della nazione, articolo 9 della Costituzione, come peraltro la Corte più volte ha reiterato. In questo settore indubbiamente la parte musicale spicca, del resto spicca anche in termini di soldi, perché vedo qua questo documento del Ministero che nell'ambito dei 331 milioni stabiliti per il Fondo dello Spettacolo nell'ultimo stanziamento, le attività lirico-sinfoniche e le attività musicali ammontano a oltre il 70%, cioè tra 53-56 le fondazioni lirico-sinfoniche, 18-04 le altre attività musicali. E questo è profondamente giusto, insomma, se pensiamo al patrimonio culturale dell'Italia, la musica, ma segnatamente la musica lirica costituisce una componente fondamentale, no? Basta girare per il mondo, si va a New York, al Metropolitan, Puccini, Verdi, Puccini, eccetera, eccetera. Quindi l'Italia si identifica come grande realtà culturale, soprattutto, prima ancora che nella pittura, dove pure siamo stati grandissimi, ma si realizza soprattutto, prima di tutto, nella produzione lirica. Quindi si pone un problema, il problema è quello di quanto il Paese intende spendere per questa sua grande manifestazione culturale, forse la più grande, almeno una delle più grandi. Questo è il problema. Quanto si intende spendere per questo? Che oltretutto si tratta di un settore, come dicevo prima, fondamentalmente culturale piuttosto che industriale, quindi la differenza col cinema, però di un settore che ha una fortissima componente turistica. Lo straniero che viene a Milano va prima di tutto per la Scala, prima ancora che per Brera, ecco. E lo straniero che viene a Roma vuole che il Teatro dell'Opera di Roma sia all'altezza della sua tradizione, insomma. Quindi c'è una componente turistica molto forte. Quanto il Paese intende investire su questo? Perché qui ci troviamo di fronte a una situazione di grave sofferenza in termini economici degli enti deputati a gestire il settore, una gravissima sofferenza. Mi risulta che tranne due, cioè il Teatro della Scala di Milano e il Santa Cecilia di Roma, tutti gli altri si trovano, poi vedremo, sentiremo se questo è vero, si trovano in una situazione di sofferenza. E quindi il problema principale che noi abbiamo di fronte è un problema strettamente finanziario. Punto. Quanto il Paese intende investire su questo fondamentale settore della sua cultura e anche del suo turismo. Accogliamo con piacere il fatto che negli ultimi anni c'è stato un notevole incremento del fondo, anzi di entrambi i fondi, ma segnatamente del Fondo per lo Spettacolo. È sufficiente? Probabilmente no, anzi sicuramente no, è un passo avanti. Il problema diventa un problema politico, cioè quanto intendiamo investire in questo settore. Detto questo,
Qualche parola su queste benedette fondazioni lirico-sinfoniche, le quali furono figlie di quella politica della quale alcuni di noi sono stati partecipi, di trasformazione di enti pubblici in persone giuridiche private. Segnatamente nel settore culturale, anche più ampio, fiere, mostre, biennale, triennale, insomma. Quindi nel settore culturale fu scelto allora, io ero presidente della commissione, Massanini era ministro, fu scelta allora la linea di trasformare tutti questi enti in persone giuridiche del primo libro del codice, quindi associazioni o fondazioni. Per altri settori invece fu scelta la linea di trasformarle in persone giuridiche del quinto libro del codice, cioè società. Per questa la linea fu questa. Perché fu presa questa linea? Perché potevano restare come erano? Perché si pensarono due cose. Una, che l'applicazione del diritto privato avrebbe reso l'organizzazione e la gestione più snella, meno rigida, più capace di adattarsi alle esigenze concrete dell'operatività dell'ente. Si pensò, ma in fondo sono enti che agiscono attraverso atti negoziali fondamentalmente, contratti, quindi che senso ha lo status pubblicistico? Ma d'altra parte, questo è il secondo punto e più importante, si pensò che trasformando l'ente in persona giuridica privata, questo avrebbe reso possibile un intervento dei privati. E si pensava a un intervento importante di privati investitori, di privati mecenati, di privati che intendessero aiutare la loro città, il loro paese, perché non tutto si fa per ragioni esclusivamente di utile, accompagnando questi interventi da misure di aiuto, sgravi fiscali, di concessione di strumenti che rendessero facile, agibile, appetibile in qualche modo questo intervento. Quindi l'idea era che il pubblico piano piano si allontanasse, diventasse più piccolo nelle diverse istituzioni e ci fosse una presenza forte del privato. E quindi si alleggerisse il carico di queste organizzazioni sulla finanza pubblica. Ecco, questo non è avvenuto. È avvenuto in misura talmente piccola da non essere rilevante. Mentre sul primo versante, quello a cui facevo riferimento prima, cioè la parte giuridica, è avvenuto un fatto, non soltanto in questo settore, anche in altri, è avvenuto un fatto, tra l'altro in questo articolo di Carpentieri c'è tutto, quindi non devo aggiungere niente. Sì, sì. Ora. Allora, è avvenuto un fatto che mi limito semplicemente a rammentare, e cioè che il legislatore da una parte, la giurisprudenza dall'altra, l'Europa dall'altro lato ancora, hanno via via ricondotto queste organizzazioni che concepimmo in forma privatistica per renderle effettivamente privatistiche, sia pure con qualche limite, e riportarle tutte nel diritto pubblico. Quindi praticamente non abbiamo fatto niente. Perché? Allora, il controllo della Corte dei Conti rimane. La responsabilità erariale degli agenti davanti alla Corte dei Conti rimane. Le selezioni pubbliche per il personale rimangono. I tagli della spesa, che sono stati via via introdotti un po' in maniera lineare per tutte le organizzazioni pubbliche, si estendono anche a questo. E ricordo, per la sua carattere eclatante,
e cito proprio il lavoro di Carpentieri, perché questo a me mi era sfuggito, che il taglio per i consumi intermedi introdotto dalla legge 2012, insomma governo Monti, estende il concetto di consumi intermedi alle spese di allestimento teatrale, le scenografie, cioè quello per cui la Fondazione Lirico-Sinfonica deve lavorare, altro che intermedio. E ancora, il divieto di aiuti di Stato, cosa folle, il divieto di aiuti di Stato, sia pure un po' semplificato, si estende anche agli interventi in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, ma siamo matti? Si tratta di una politica fondamentale del Paese e applichiamo il divieto di aiuti di Stato. E così via, e così via. Oh, molto importante è il fatto che queste istituzioni sono qualificate come organismi di diritto pubblico. Questa è un'altra follia dell'Europa. Il che significa che sono soggetti alle procedure cosiddette di evidenza pubblica per qualsiasi contratto che devono fare. Cioè al diritto pubblico, cioè alla giurisdizione amministrativa. Mentre una delle idee del legislatore di allora era quella di dire ma insomma questi lavorano principalmente col diritto privato, con l'attività contrattuale, a che serve la qualificazione di ente pubblico? Invece la qualificazione di ente pubblico rientra per la finestra al momento che si dice no, ma tu sei organismo di diritto pubblico, sei finanziato dallo Stato e quindi sei soggetto alle procedure amministrative e alla giurisdizione del giudice amministrativo. Quindi vedete, in questa maniera non abbiamo fatto nulla. E allora il bilancio della riforma di allora, su questo versante, parlo del versante giuridico-amministrativo, è un bilancio fallimentare. Cioè non è servito praticamente a nulla, salvo piccolissime, certo un po' più di elasticità c'è nella struttura organizzativa. Però detto questo, e molti di noi ne sono convinti, non solo in questo settore, anche in altri delle privatizzazioni. Detto questo però non credo che sia il caso di tornare indietro, questo proprio no. Cioè riportare le fondazioni o altri enti similari alla natura di ente pubblico, questo proprio no. Dobbiamo andare avanti. Quindi prendere per buono quello che si è fatto, ma eliminare tutta questa parte di struttura che non serve a nulla, che appesantisce e che sostanzialmente riporta in larga misura queste organizzazioni nella rigidità, diciamo così, del diritto pubblico, non adatto per questo tipo di attività, adatto per altre attività, non per questo tipo di attività. E per questo occorre un intervento legislativo, diciamo, significativo, non questi piccoli interventi che sono stati fatti in questi anni, uno peggio dell'altro, ma un intervento significativo, cioè di struttura. E come le vogliamo veramente costruire queste organizzazioni? Lasciando ferma la base, cioè che si tratta di organizzazioni privatistiche, se fondazionali o non fondazionali, questo è anche un altro problema da vedere. Forse lo strumento associativo sarebbe meglio, ma questa è un'altra questione. Ma dopodiché però eliminare tutto questo castello di vincoli, di pesi, di procedure che è stato via via negli anni costruito. Quindi, allora concludo, i problemi sono due. Uno è questo, è di carattere strettamente giuridico. Tenete conto che qui abbiamo dei vincoli. Abbiamo dei vincoli europei sui quali bisogna ragionare, cioè bisogna far sì che si superino, insomma, bisogna ragionare. E abbiamo anche dei vincoli costituzionali, perché c'è il problema Stato-Regione e tutta una serie di questioni. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, il primo, cui facevo riferimento all'inizio, è quello dei soldi, per dirla chiaramente, cioè quanto il Paese intende investire in questo settore primario del suo patrimonio culturale.
Quindi siamo nell'articolo 9 della Costituzione, ci sono i beni culturali che sono cose, cose del mondo materiale, e ci sono, c'è il patrimonio culturale che comprende le cose e comprende l'immateriale della cultura. E nell'immateriale della cultura la cultura lirico-sinfonica costituisce una delle principali, se non addirittura la principale, manifestazione della cultura di questo paese. Grazie. Grazie a te, Vincenzo. Questo richiama anche una sorta di limiti del diritto amministrativo, di cui parla anche Carpentieri nel saggio che appunto è uscito 10 minuti fa, mi hanno detto. Allora, Onofrio Cutaia, quindi la voce anche del Ministero, delle esperienze ministeriali, degli apparati preposti al settore spettacolo dal vivo. Prego. Bene, grazie. Intanto grazie, ringrazio per l'invito. Tra l'altro è un grande piacere incontrare il professor Cammelli. Per cose fatte nel passato che però insomma, abbiamo ricordato con molto piacere. Allora, io entro subito nel merito della questione. Naturalmente chi parla è un tecnico, io faccio il direttore generale di un ministero e dunque sono un cittadino come gli altri, quindi esprimo naturalmente qualche opinione, però naturalmente rimango un tecnico, le decisioni poi pertengono alla parte politica ed è corretto che sia così ed è bene che si sappia e si inquadri da subito rispetto anche alle cose che sto per dire. Tanto pur condividendo molte delle osservazioni del professor Irelli e Cerulli, volevo solo fare alcune piccole correzioni rispetto ai dati che sono stati per l'appunto detti. Il Fondo Unico dello Spettacolo nel 2019 consta di 346 milioni di euro. È stato quindi legge finanziaria, è stato spacchettato, come si suol dire, nei giorni scorsi. Guardo qui naturalmente Salvo Anastasi che di questo è... 331, no, neanche, professore, era 333. 33 furono integrati, quindi però, no, ma almeno, ma voglio dire, ragioniamo in meglio, no? Ragioniamo, diciamo, in positivo, perché quest'anno fortunatamente il fondo è di 346 milioni di euro. Devo dire dunque che intanto, lo commento come direttore, ma anche come operatore del campo, diciamo, è un balzo in avanti molto forte, molto significativo. A questo, così poi ragioniamo sui dati certi, professore, no? Si aggiungono 12 milioni e mezzo di euro stanziati, su mia richiesta, il ministro, devo dire, ha trovato queste risorse finanziarie, 12 milioni e mezzo di euro relativi, diciamo, al debito preesistente, perché poi di questo magari, professore, sarebbe anche il caso di parlarne, che si aggiungono ai 15 milioni di euro, e qui guardo anche Lorenzo, che insomma è stato protagonista di quella stagione, che vanno alle fondazioni lirico-sinfoniche per il debito fiscale preesistente. Quindi è giusto per avere, diciamo, un dato complessivo di queste ore, di questi giorni, che è un bel incremento in effetti. Questo significa, giusto per rimettere le cose appunto nel posto giusto, che per come è stato spacchettato, voi sapete che lo cosiddetto spacchettamento, il riparto del Fondo Unico dello Spettacolo viene fatto in sede di consulta, esiste ancora la consulta, forse è stata riunita per l'ultima volta proprio in questi giorni, e poi diremo anche perché, il Ministro propone il riparto, la consulta naturalmente la vota, devo dire è stata votata naturalmente all'unanimità, quindi con gli operatori del campo molto molto soddisfatti. Questo è un termine, come dire, questo è chiaramente un commento ovvio, però è così. Non sempre si è verificato che il voto in consulta sia stato così, come dire, sciolto. Quindi 182 milioni di euro dei 3,46 vanno alle fondazioni lirico-sinfoniche, tutto il resto va al resto. Cos'è il resto? Giusto per inquadrarlo un attimo, lo sappiamo tutti, ma è il teatro, è la danza,
è la musica che non siano le fondazioni lirico-sinfoniche, il circo e lo spettacolo viaggiante. Quindi cinema, a parte naturalmente, gestito, come diceva il professore, per l'appunto, e molto correttamente, anche io credo, con altri fondi, con altra norma, con altre leggi. Quindi, allora, naturalmente non è che questo è il momento della gratificazione, però non si parte male. Si parte, diciamo, in una maniera molto, molto, insomma. Allora, naturalmente le sollecitazioni del professore sono molto, diciamo, importanti sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Io, diciamo, se posso farne un accenno e poi magari parlo anche, diciamo, di tutto il resto, perché esistono le fondazioni liriche, naturalmente esiste tutto il campo d'azione legato al teatro, alla danza, alla musica, che non sia fatto dentro, sia fatta dentro le fondazioni lirico-sinfoniche. Allora, sono tutte indebitate. Naturalmente non è questo il momento di parlare di quanto, come, perché occorrerebbero delle sezioni, diciamo, molto, e sono indebitate per circa 400 milioni di euro le fondazioni lirico-sinfoniche, complessivamente tutte, non solo le cosiddette braizzate, cioè sottoposte alla legge Brai, che sono 9 su 14, no? Ma tutte hanno un debito, naturalmente chi lo gestito in modo differente. 400 milioni circa di euro è il debito delle fondazioni lirico-sinfoniche. Ora, per quanto naturalmente io, diciamo, è una cosa molto importante capire e comprendere che cosa vuol dire ente pubblico oppure non ente pubblico. Certo, professore, il fatto che comunque le entrate delle fondazioni lirico-sinfoniche siano costituite nella maggior parte, diciamo, dei casi da finanziamento pubblico, parlo dello Stato, i 182, a questi se ne aggiungono circa 130-140 delle regioni e degli enti locali, naturalmente, che sono soci fondatori, come sapete, delle fondazioni lirico-sinfoniche. Certo, diciamo, naturalmente ne possiamo parlare, però la Corte o le varie corti di vari ordini giurisdizionali, quando dicono che poi sono organismi pubblici, ecco, bisogna, diciamo, naturalmente fare attenzione. È la realtà. Al di là della configurazione, come giustamente diceva il professore, di carattere privatistico, che è, diciamo, la base iniziale, dopodiché però è tutto nell'alveo, tutto si svolge nell'alveo pubblico. Questa è la situazione, diciamo, di fatto, concreta, quella che ci troviamo oggi davanti. E poi, dal punto di vista della giurisdizione, sono doppie, triple, c'è quella del lavoro, no? C'è una, non solo quella dei TAR, quando si disquisisce di norme che poi riguardano il contorno, come dire, i limiti dell'azione della fondazione, ma poi c'è tutta la materia lavoristica. Sappiamo bene cosa significa e quanta pesantezza ha. Poi Carlo, sicuramente Fuortes, il sovrintendente Fuortes, potrà entrare nel merito certamente molto meglio di me rispetto a questa materia. Quindi c'è anche questa materia molto forte. Allora io poi, siccome poi il tempo è quello che è, diciamo, ora faccio un passo indietro e torno alla questione di contesto, lo scenario, no? La legge. E come tutti sanno, ecco, era la legge del 2017, non è stata un'importantissima legge del Parlamento che ha, diciamo, mandato in buca finalmente una legge di riordino di contesto, almeno, no, dello spettacolo dal vivo. Naturalmente va applicata, va resa attuata. Non entro nel merito delle disquisizioni politiche, non lo posso fare, non lo faccio, non è il mio campo. Come è stato, come non è stato, bene, diciamo, il governo attuale ha deciso, con un atto molto concreto, appunto, di riportare questa delega al Parlamento. Dovrebbe essere votata, tutti lo speriamo, mi sembra che i contenuti siano non lontani dalla delega precedente. Se così fosse, io cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno, di guardare in positivo, ci sarà un anno di tempo, un anno, quello che si deciderà, un anno di tempo per, diciamo, per fare i decreti attuativi. Questa è, diciamo, la realtà di queste ore. Devo dire, non mi sembra male, perché comunque è come se ci fosse, da un certo punto di vista, una legge che ha fatto un Parlamento che oggi non c'è più, e il governo attuale dà comunque seguito, naturalmente interpretandola come è corretto che sia,
nel modo in cui ritiene più opportuno attraverso i decreti attuativi, però c'è un atto di continuità rispetto a quella legge. Non mi sembra che sia caduta nel vuoto, questo davvero non si può dire. Allora, poi c'è tutto il resto, no? Poi c'è tutto il campo del teatro, il campo della danza, della musica, del circo. Naturalmente il tempo è poco, però io volevo... No, le occasioni, davvero intanto grazie per questo confronto, perché non tante sono le occasioni per poterne parlare, anche a questo livello, e dunque vi ringrazio. Allora, le norme, noi stiamo aspettando una delega, però c'è un tema che diciamo serpeggia tra di noi, che si chiama regionalizzazione, no? Allora, la regionalizzazione è una questione che si è aperta per molto tempo, molte volte negli anni passati. Oggi è una questione molto seria che viene posta. Io parlo naturalmente del campo del Fondo Unico dello Spettacolo, non do un giudizio. Dico che in questo momento la organizzazione del Fondo Unico dello Spettacolo è concepita, come voi sapete, quindi attraverso, diciamo, la gestione di alcune leggi e regolamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche, diciamo così, e di alcune leggi e regolamenti, poche leggi più regolamenti, DM e quant'altro, per tutto il resto. Oggi è così. Ed è uno strumento di carattere nazionale, diciamo così, no? Una visione di carattere nazionale. C'è lo Stato che, in concorso con le regioni, ricordo a tutti che i provvedimenti legati a quanto lo Stato poi partecipa, come partecipa, attraverso le assegnazioni pratiche, passa in conferenza unificata. Dunque c'è comunque un passaggio molto importante, perché, come dire, va richiesta e ottenuta l'intesa poi appunto della conferenza unificata, e dunque c'è un passaggio. Mi sembra che si possa dire che in questo momento questa cosa non basta, non è così. E dunque c'è una discussione, mi sembra molto, anche molto interessante, devo dire, che riguarda che fine farà il Fondo Unico dello Spettacolo. Rimarrà di livello, introduco questo tema, ma credo che sia indispensabile, diciamo, per rispetto alle cose che ci stiamo dicendo oggi, perché è un tema attualissimo. Voi sapete che si parla di regionalismo differenziato, ci sono alcune regioni che chiedono un po' più di altre o si sono preparate un po' più di altre, davvero al di là dei colori politici, diciamo, l'Emilia Romagna è una di quelle che chiede, diciamo, la possibilità, sì, di gestire una parte del FUS, diciamo, ancora non è definita questa cosa, ma è molto attuale, molto, molto attuale, e mi sembra anche che sia legittimo poterne parlare. Che cosa significa questo? Significa, diciamo, almeno avere davanti una situazione che in questo momento vede 14 fondazioni lirico-sinfoniche dove, diciamo, il carattere di bene comune nazionale, identitario, mi sembra che sia riconosciuto, riconoscibile. Ci sono delle sentenze della Corte Costituzionale che dicono delle cose in questo senso. Certo non dicono devono essere gestite a livello nazionale, questo dobbiamo essere onesti, bisogna guardarle, però diciamo, ecco, come dire, siamo contenti di interpretarle nel modo in cui diceva il professor Irelli, naturalmente, io felicissimo da parte mia. Quindi figuratevi. Per tutto il resto entriamo in un terreno minato, diciamo, legislazione concorrente, e chi fa cosa, potrebbe essere un chi fa cosa, chi gestisce quali soggetti. Tra questi soggetti, recentemente, con il DM oggi del 2017, ma prima del 2014, che ha visto protagonista il ministro Franceschini, il precedente direttore Salvatore Anastasi, vede, diciamo, l'individuazione di questo campo d'azione con alcuni soggetti che vengono definiti nazionali, i teatri nazionali, sono sette teatri nazionali, con una definizione che coraggiosamente è stata, diciamo, coniata, perché
come si ricorda, si può ricordare bene, la legge istitutiva del FUS del 1985, non parlo assolutamente di questo, anzi si aspettavano le cosiddette leggi figlie dopo, che non sono mai venute. Però oggi abbiamo questa situazione qui, quindi io non ho in questo momento un commento da fare, no? Perché è corretto da parte di un tecnico vedere anche quali sono poi le proposte di natura politica, no? Che vengono fatte. Però c'è, e non si può, come dire, far finta di nulla, c'è ed è molto forte, molto forte. Esiste poi, diciamo, un problema al quale io sono affezionato, non riesco a parlarne mai di questa cosa, però spero che si possa fare. Allora, lo Stato deve fare delle norme, esiste nei vari campi, e diciamo, certamente c'è una questione sempre aperta dell'autonomia delle istituzioni, voi lo dicevate nel vostro, e mi sembra che sia davvero massima l'autonomia delle istituzioni rispetto, per carità, poi abbiamo qui un sovrintendente, però credo che nessuno si sognerebbe mai al Ministero di entrare nel merito delle scelte, per esempio artistiche, siccome era accennato nella vostra presentazione. Credo che questo sia mai avvenuto, né avviene né può avvenire, è proprio una cosa davvero impensabile per come è oggi il rapporto tra, per esempio, le fondazioni lirico-sinfoniche o i teatri nazionali e il Ministero. Davvero non c'è, questo tema davvero non c'è. Però c'è un tema invece, e qui vorrei concludere con questa, che riguarda le macchine, cioè esattamente cosa c'è dentro una fondazione lirico-sinfonica, come lavorano i teatri. Allora noi, e si unisce a questo un tema legato alla governance, che spero si possa trattare con molta, diciamo, cura nella delega, semmai, sperando che ci sia, nell'attuazione della delega, diciamo, della legge. Tema di governance, partiamo da qui, è che, diciamo, è spiacevole stabilirlo con una norma, però che ci sia un ricambio, diciamo, negli organi direttivi, non mi sembra del tutto sbagliato, mi sembrerebbe, diciamo, il momento di affrontare questa cosa. Guardate, non è una questione di carattere giovanilistico, per cui anche perché ci mancherebbe giovane, è una questione di ricambio. Allora, quando un teatro è diretto, io lo so perché lo so, diciamo, quando un teatro è diretto per molti anni dalla stessa persona, il problema è che c'è un momento che bisogna aprire le finestre e far entrare l'aria. E quindi quella persona, anche se ha lavorato molto bene, diciamo, farà, e qui vengo al dunque, perché non è un punto solo, diciamo, romantico, è un punto legato poi alla resa di queste istituzioni nei loro territori e a livello nazionale. Ci sarà un momento che si siederà, farà le stesse cose, perché gli esseri umani siamo fatti così, non è che ora è una spicciola psicologia, però diciamo, anche il migliore dei direttori o dei sovrintendenti, a un certo punto, siccome l'essere umano è fatto in questo modo, farà le stesse cose, più o meno. Si avvarrà degli stessi artisti, si avvarrà degli stessi collaboratori, si avvarrà, diciamo, delle stesse forze. E questa è una cosa, diciamo, anche assolutamente umana e comprensibilissima, e non c'è nessuna, come dire, è proprio una questione legata, però, al fatto che queste strutture spesso si ingessano per una direzione, come dire, che rimane per molti anni legata a una medesima persona. Io credo che qui bisogna trovare un modo. Quale? Vedremo, capiremo. Io su questo è un punto sul quale, diciamo, vorrei insistere molto, e dal punto di vista tecnico e anche delle prassi, per chi sa il lavoro che ho fatto nel passato può capire anche perché, diciamo, vorrei, ecco, dare un contributo molto forte su questo punto. L'altro sono esattamente le macchine. Lì c'è un tema aperto, cioè lì certo che lo Stato deve fare norme, deve cercare di, naturalmente, fare le, come si diceva, le autostrade, le strade, e poi dopo, e ci mancherebbe, è così. Però forse da questo punto di vista dovremmo occuparci anche di come funzionano queste macchine, cioè allora, la proposta a una città non può essere fatta da una persona sola. Una persona sola al comando normalmente non fa di quel luogo, di quel teatro,
un teatro funzionale e capace di avere le antenne, di stare dentro le viscere dei territori. Non ce la può fare un uomo solo al comando, ce la può fare una squadra, ce la fa una squadra, ce la fa anche molto bene una squadra, ma queste squadre devono poter studiare, formarsi, essere all'avanguardia. Non possono, allora dovremmo cercare, e spero che si possa fare con i decreti attuativi, semmai ce ne sarà, ci sarà la possibilità, io insomma, potrebbe essere il caso di dare un contributo, e qui davvero valgono le idee anche di tutti, rispetto alle questioni legate alla formazione continua delle persone che lavorano nel campo della proposta culturale. Concludo dicendo questo, che io mi sono fatto un'idea, una convinzione banalissima, per carità, fa parte anche del rapporto tra, diciamo, anche economico, no? Però chi ha la responsabilità dell'offerta culturale ha una grandissima responsabilità, la responsabilità del cambiamento, la responsabilità di portare per mano le persone al cambiamento, il gusto, no? La possibilità della crescita di un territorio. Perché alcuni territori si dice che crescono di più di altri? Ecco, chi ha la responsabilità dell'offerta culturale ha una grande responsabilità. Io credo che intorno a questo tema, che è delicatissimo, delicatissimo, mi rendo conto, fuori, lontanissimo da me qualsiasi idea di dirigismo, diciamo, da questo punto di vista, però il tema esiste. Noi abbiamo anche, perché sennò siamo tutti contenti e tutti felici, delle strutture, diciamo, che invecchiano, e dobbiamo cercare motivi nuovi per, come dire, dare degli strumenti perché possano lavorare meglio nel loro territorio. Intanto questo. Grazie. Grazie, dottor Cuttaia, per l'affresco, no, le voci di dentro, come le chiamiamo noi anche nel giro di Aedon, che ci ha offerto. Poi dopo, se mamma, mi chiedo quale sarà la reazione degli operatori del settore di fronte a un'ipotesi di regionalizzazione anche di parte del FUS, perché fu violentissima. Guarda, siccome c'è, è una cosa ufficiale data in, che è accaduta in consulta, quindi c'è un documento ufficiale che gli operatori, sapete, è composta da molti operatori, sindacato, cioè, che hanno presentato in consulta, che è stata, non dico votata, ma insomma all'unanimità comunque, gli operatori hanno al 100% sono